pronunciato adesso, pochi istanti fa. Che sofferenza, però, una bella sofferenza. È una bellissima sofferenza, volevo vincere, ma non così. Preferivo con meno pathos, però sono contentissimo per la prova che hanno fatto oggi, ragazzi. Oggi hanno fatto una grossa prova di spessore. Penso, al di là della vittoria ai rigori, la squadra che meritava di vincere questo trofeo era il Teramo. È anche vero però che di fronte avevamo una squadra forte, una squadra con giocatori veramente importanti che ci ha messo in difficoltà, giustamente, hanno fatto la loro grande partita, però penso che alla fine i punti, penso sia una vittoria meritata. Ecco, avrete dimostrato grande carattere e soprattutto grande attaccamento a questa maglia. Questo lo stiamo dimostrando dal primo allenamento, non dalla prima partita, dal primo allenamento. Questa è una squadra che non molla mai, io sono orgoglioso di allenare questi uomini, non questi giocatori, questi uomini. Perché questa è una squadra formata da uomini veri, da ragazzi che ci tengono tantissimo, che sanno che si stanno giocando un'occasione importante, perché non è da tutti giocare a Teramo, allenare a Teramo. E la stanno sfruttando nel migliore dei modi, questi non mollano mai. Questa è una famiglia, è diventata una famiglia, pian piano è diventata una famiglia. Sono ragazzi che veramente... sono veramente uniti, ma si vede anche in campo, non mollano mai. Oggi ci poteva stare anche un calo a livello mentale, invece loro anche nel secondo tempo supplementare hanno attaccato fino alla fine, ci hanno creduto, non hanno mollato mai. Poi i rigori sono una lotteria, ai rigori siamo stati fortunati, bravo Diego nel parare i rigori, però alla fine penso che la vittoria sia meritata. Un Degidio a mezzo servizio, un fortunio d'Esposito nel corso della gara, però un Turin in grande spolvero, insomma, hai trovato risposte comunque importanti. Ma risposte importantissime. Stefano ha avuto questo problema domenica, ci è voluto essere a tutti i costi, anche se l'avete visto non era al top della condizione, però sono contento soprattutto della prova di Ray, perché non era facile giocare in questa partita e l'ha fatto bene. Poteva fare meglio, ma come tutti del resto, però oggi dal punto di vista atteggiamento questa squadra mi ha sorpreso per tutti i 120 minuti, perché hanno fatto una partita da grande squadra. Mister, ho visto tanti errori tecnici da ambo le parti, ovviamente, venuti fuori per la tensione, per il valore di questa gara, o forse è un momento per le squadre di eccellenza dove c'è bisogno di rifiatare e di ricaricare un po' le batterie? Ma quello ci può stare, anche vero quello che dici tu, però oggi si è giocato una finale di Coppa Italia abruzzese, si è giocato il derby d'Abruzzo, che io l'ho detto prima della partita, ragazzi, io spero che in futuro vi capiteranno di giocare queste partite, queste finali, ma sarà difficile, perché fare una finale di Coppa Italia e giocarla a Teramo contro Giulianova, penso che a livello mentale sia pesante, dal punto di vista nostro, dal punto di vista loro, gli errori tecnici ci stanno, perché poi è sempre una finale, però ti dico, da quel punto di vista questa squadra, la mia squadra ha fatto bene a tratti, diciamo che l'80% della partita ha giocato anche a calcio. Secondo me nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni per fare gol, non abbiamo sfruttato, poi però mi va di rimarcare l'atteggiamento dei ragazzi che mi rendono orgoglioso. Ogni allenamento, ogni partita, e oggi sono felice per loro perché se lo meritano di festeggiare ancora adesso con i tifosi dopo un'ora e mezza che è finita la partita, si meritano questa gioia, però ci tengo a dire, non sono frasi fatte, che festeggiamo fino a questa sera, però da domani dobbiamo pensare al campionato, perché domenica ci aspetta una partita veramente importante, forse una delle più importanti della stagione. E spero che a Pescara ci sarà un grande esito di tifosi teramani, perché questa è una squadra che oggi ha speso tanto fisicamente, sicuramente non sarà al 100% domenica, perché è impossibile. E domenica i nostri tifosi dovranno dare una grossa mano, perché per noi è una partita, non dico decisiva, ma una delle più importanti. Ecco, Pepe cosa ha riportato? No, Pepe i crampi, perché 38 anni, a fine partita mi ha fatto una battuta, io... sono 20 anni che non faccio 120 minuti, quindi no, ci sta che non ce la faceva più. Io gli ho detto forse aveva paura di battere rigore all'ultimo minuto, quindi tra virgolette si è tirato fuori, ma al di là dei scherzi l'unico che forse un po' di problemi è Ciccio Esposito, è da valutare. Stefano De Gigio sta bene, anche se oggi è entrato con un po' di paura, però sta bene, sfrutterà questi giorni per recuperare al meglio, però per gli altri solo un po' di fatica. Senti, sulla tua espulsione, sul 2-2 eri molto coinvolto. Sì, però ci tengo a dire che ho sbagliato io, chiedo scusa alla panchina del Giulianova, ai giocatori, però è stato un momento di foga, ho sbagliato, non si fa, infatti ho chiesto scusa subito a Di Paolo a fine partita, come dovete capire ogni tanto i giocatori, dovete capire anche tanto gli allenatori, perché fare gol all'ultimo minuto del tempo supplementare, il secondo tempo supplementare, io sono uno molto focoso,
mi dispiace tantissimo perché, diciamo, da calciatore ho subito due espulsioni. Questa è la prima espulsione da allenatore e mi dispiace tantissimo perché ho sbagliato, però ogni tanto capita. Una curiosità personalissima, la differenza se c'è stata con l'avvento della gestione Pagliaccetti, o pensa che il Giulianova ha giocato più col cuore per cercare di riportare a casa questa coppa? Ecco, hai visto un qualcosa di diverso? Ovviamente sono passati pochissimi giorni, era complicato farlo. No, sinceramente non mi va di giudicare, però è normale, come hai detto tu, in due giorni. Io Angelo lo conosco bene, è un allenatore preparato, mi ha allenato anche a me, quindi sa il fatto suo. Sicuramente oggi Giulianova aveva il temperamento di Angelo Pagliaccetti. Queste sono le caratteristiche di Angelo. Poi a livello tattico in due giorni non poteva fare miracoli, anche se il Giulianova ha dimostrato di essere anche una squadra forte a livello, diciamo, individuale, ma anche forte a livello tattico. A livello tattico oggi sono affrontate due squadre veramente forti che non c'entrano nulla con questa categoria, le squadre e le piazze. Io spero che questo derby si giocherà pure l'anno prossimo in Serie D, fra 2-3 anni in Serie C, perché è un derby che è uno spreco, con tutto rispetto per l'eccellenza, ci mancherebbe, ma è uno spreco giocarlo in eccellenza. Touré migliore in campo su tutti? Sì, oggi ho fatto una grossa partita, il migliore in campo non lo so, oggi in tanti hanno fatto bene, anche lo stesso Ferraioli che ha sbagliato il rigore, però tutti quanti hanno fatto una grossa partita di sacrificio, sono contento della prestazione di tutti.